il racconto dello sport, cos'è il giornalismo oggi? Ci sono occasioni in cui maestri meritevoli di riconoscimenti mettono in evidenza le proprie qualità con uno scritto, un articolo, un pezzo radiofonico o televisivo. Tutta gente che ha alle spalle cosa? Una lunga gavetta, magari cominciata non nelle grandi metropoli ma in province, dove è più complicato anche perché c'è un rapporto diretto con il giornalista e non sempre quello sportivo in particolare gode della simpatia, per esempio, dei tifosi. Insegnare il giornalismo è un nostro preciso compito che ci siamo dati come gruppo dirigente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, che vive dal 1946 ed ha una occupazione, diciamo, del territorio territoriale, che è una cosa molto bella. Il giornalismo oggi cos'è? Smartphone, tablet, la velocità, la contemporaneità, ma questo non deve far dimenticare la deontologia. Ad esempio, mettere immagini di un atleta a terra dolorante o un incidente stradale con uno morto subito in diretta sul canale social è un errore, la famiglia non è stata ancora avvertita. Quindi piccoli accorgimenti per far sì che la tecnologia non ammazzi la deontologia, la professionalità, appunto il racconto. E quello dello sport è certamente il più emozionante, e noi come USSI siamo in campo ovunque per fare corsi di formazione senza presunzione ma con la sola voglia della partecipazione.